Ringraziamo Fano TV che ci dà la possibilità di replicare a Pollegioni dell'UDC che ieri ci ha tirato in ballo in una polemica di basso livello sul sociale. Sul sociale non si fanno polemiche. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato attento al sociale, tutti lo sanno, abbiamo presentato in comune diversi atti sul PEBA. Io quando ero in carrozzina avevo chiesto a Sindaco e Giunta di muoversi in carrozzina per una settimana per rendersi conto. In questo momento abbiamo in programma altri due atti che staremo per presentare. Nello specifico dell'H Risponde di Via Froncini, siamo stati contattati la scorsa settimana perché l'associazione in questione ha avuto la PEC il 14 di ottobre. Ci siamo subito attivati senza andare dietro Pollegioni ed abbiamo presentato un'interpellanza proprio ieri che si discuterà in Consiglio Comunale. Pollegioni purtroppo fa politica sui giornali, sulla stampa. Noi consiglieri comunali lo facciamo in Consiglio Comunale perché portiamo atti e vogliamo che il Sindaco e la Giunta ci rispondano nelle sedi opportune. Per quello che riguarda invece la polemica sul futuro, sulle alleanze, la paura di perdere la città, il Movimento 5 Stelle non ha mai governato la città. Se dovremo stare ancora in opposizione ci staremo tranquillamente, non ci interessano le poltrone ma i temi. Se ci interessavano le poltrone avremmo accettato i vari inviti che ci sono stati fatti da tutte le sponde a partire dal ballottaggio Tarsi Seri in avanti. Invece coerentemente stiamo all'opposizione e portiamo avanti i temi, il sociale prima di tutto. Il sociale, sul sociale non si possono fare polemiche. Noi andiamo avanti in Consiglio Comunale e aspettiamo le risposte che ci darà la Giunta.